Allora, oggi qualche curiosità sulla marcatura graduale dell'oggetto. Sarò molto rapida perché poi dovremo analizzare il penultimo saggio, questo è il terz'ultimo, e il penultimo, visto che sono cinque, è un po' più lungo, quindi vorrei essere più breve in questo, insomma, bisogna un po' economizzare e compensare. Allora, vedremo oggi come in alcune lingue, specie nella parte euroasiatica in generale, ma vedremo anche diverse famiglie, alcune curiosità di alcune lingue che magari non vengono di norma prese molto in considerazione, vedremo come queste lingue rispondono alla marcatura graduale dell'oggetto. E ci baseremo su uno studio che è Of Marking Case, Objective Case, Of Marking Objective Case. E ci baseremo appunto sul capire quando dobbiamo marcare l'oggetto nelle lingue. Allora, noi possiamo dividere questa marca, ecco, la marca graduale, la marcatura graduale, in due grandi categorie, diciamo, grandi. Ecco, la prima è quella che vede diciamo con presenza dell'oggetto parziale, dell'oggetto totale, e che sono rappresentate a livello di marca e di marcatura rispettivamente dal partitivo e dall'accusativo, e l'altra categoria invece è quella dell'oggetto determinato o oggetto indeterminato, oppure oggetto animato e oggetto inanimato, ecco, sono sinonimi. E questa categoria, questa marcatura queste due marcature sono rispettivamente rappresentate dal nominativo e dall'accusativo. Ora vediamo per esempio cosa succede nel ceppo delle lingue romanze, tipicamente, che sono le più studiate, quelle che hanno più ricchezza anche in letteratura. Solitamente lì troviamo delle marche che ci fanno pensare al primo tipo, quindi solitamente all'oggetto parziale e all'oggetto totale. Poi questo non è chiaramente universale, infatti non è ovviamente universale. Nel caso del rumeno, la marcatura dell'oggetto si realizza con la preposizione a. Con la preposizione a noi vediamo marcato l'oggetto. Procedendo, l'albanese, per esempio, l'albanese è una lingua che privilegia la marcatura oggetto determinato, oggetto indeterminato, quindi segue più il secondo tipo piuttosto che il primo. Oppure in armeno, nell'armeno antico, nell'armeno classico, scusate, si era soliti marcare l'oggetto con la preposizione zeta, questo tuttora continua. Questo tuttora continua, non sempre, ma lo vediamo ancora ricorrere la marcatura dell'oggetto preposizionale, preposizionale Z, ecco, con la preposizione Z. Poi, in curdo per esempio, vediamo il verificarsi, vediamo questo, vediamo effettivamente che l'accusativo è esteso a tutta la categoria, quindi l'oggetto, l'accusativo è esteso a tutta la categoria, mentre in pasto, per esempio, siamo soliti differenziare il nominativo dall'accusativo. E queste sono, il curdo e il pasto sono due lingue tipicamente letterarie, le chiamiamo. Ecco. In ebraico la marcatura dell'oggetto avviene anch'essa per preposizione, la preposizione è. E quindi vediamo come questo sia comune a molte lingue, no? Nelle lingue dravidiche, come ad esempio il tamil, la marcatura dell'oggetto vale solo per il maschile e il femminile, non per i neutri, perché i neutri, come avevamo già visto, sono classificati nella categoria dei neutri, in questa lingua dravidica, sono classificati gli esseri non senzienti, quindi non viventi. Il Tamil classifica nella categoria del genere maschile le divinità, gli uomini, in quello femminile le donne, e in questo caso marca l'oggetto. Nel caso ovviamente dei neutri, quindi degli esseri non viventi e non senzienti, questo non avviene. Le prime lingue che erano molto attente alla marcatura
dell'oggetto, e le prime lingue in cui questo è sempre esistito sono il turco e l'ebraico. In queste due lingue la marcatura dell'oggetto si è sempre presentata. L'abbiamo già visto anche in ebraico con la preposizione et. Dunque, questo fenomeno si è diffuso nelle altre lingue, ma si è diffuso prima di tutto nelle lingue più vicine al turco e all'ebraico, perché magari queste lingue sono entrate a contatto col turco e con l'ebraico e hanno preso questa caratteristica, ecco. Quindi diciamo che un po' tutto questo studio dovrebbe partire proprio dal turco, lingua agglutinante altaica, e dall'ebraico, lingua flamesiana. E eccoci qua. Dunque, questo era tutto ciò che volevo dire sulla marcatura dell'oggetto, qualche particolarità appunto sulle marcature. Non era molto lungo, quindi mi fermo qua. Il saggio, che invece analizzerò magari più tardi, è un po' più lungo e meriterà un po' più di attenzione. Arrivederci.